puntata molto importante per quanto riguarda la mobilità di piede caviglia e soprattutto la solidità della presa di spigolo. Siamo su questo muretto, che cosa facciamo? Cerchiamo di stare in piedi su questa parte del piede interna in modo da evitare che lo spigolo ceda, che lo sci si appiattisca e che scivoli via. Ok? Lo faccio vedere più da vicino. Allora, cerchiamo di stare in equilibrio sul piede destro. Ok? Per sentire la tensione dei muscoli necessaria per stabilizzare la caviglia, anche se abbiamo lo scarpone che ci aiuta, comunque il piede, se fa questo lavoro dentro, crea delle linee di forza dal corpo alla tibia, alla parte interna del piede, quindi alla lamina, a favore della tenuta. Prova pure, Claudio. Vediamo, eh. Ok. Osa pure spostarti sul bordo e renditi anche conto di come l'equilibrio sia favorito dallo sporgerti con le spalle e con il petto verso di me. Ok, senti che ci sei di più. Ok, senti le tensioni, piede, caviglia, tibiali, gli adduttori. Ok, prova ancora. Ok, adesso datti un ritmo cercando equilibrio qui e questo come se salisse su un gradino. Guarda, allora questo piede qua mettilo sulla mia mano mentre ti reggi sul piede destro sullo spigolo. Ti sta partendo via lo sci? Torna. Osa metterlo sul bordo e cerca di spostare questo blocco in dentro, ok? L'articolazione in dentro, ok, perfetto. Vedi che qua sembri uno sciatore, vero? Ok, d'accordo? Ecco, ok. Prova adesso ad appoggiare questo piede scarico qua, ma dai spigolo a quello. Dagli spigolo. Sei in una curva verso sinistra, questa caviglia inclinala in dentro. Ok, per far tenere lo spigolo. Senti, immagina la forza che dai al tuo spigolo sulla neve. Ok? Bene. Adesso, se lo faccio, lo facciamo, fallo ancora. Allora, io adesso ti prendo per i pantaloni e ti tiro in qua. Quindi tu non devi lasciarti tirare giù dal muretto. Pronti? Via. Non farti tirare giù. Guarda che ti sto tirando giù. Ecco, dai forza dal piede al bacino. Il petto orientalo un pochino più in là. Ok, bene. Questo era semplicemente un assaggio, ma si vede quanto si può lavorare per trovare l'assetto, la sensazione giusta e soprattutto la tensione giusta a livello della caviglia. E lo proviamo poi anche sull'erba, in corsa, intensificando i passi e sempre con piede caviglia belli solidi, pronti, reattivi. Ok, ci vediamo alla prossima puntata, ragazzi.